In questo terzo video sul timing spostato con il metronomo, il gioco si complica ulteriormente, perché qui il nostro click andrà a suonare sul secondo sedicesimo. Come ti dicevo già prima, il click ha un potere molto attrattivo a far credere che sia il battere. Quindi averlo sul secondo sedicesimo può indurre veramente in errore o comunque può spostare gli equilibri. Questo a noi però serve molto perché, come abbiamo fatto già negli altri due video precedenti, noi abbiamo questa ghiera che gira 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, e semplicemente il nostro appuntamento va a spostarsi, quindi dobbiamo sapere che sul nostro secondo 1, 2 avremo il punto di riferimento, come chiamo io appuntamento, in cui il nostro 2 corrisponde al suono del click e quindi è il nostro punto di riferimento. Qua gioco anche sul fatto della nota staccata rispetto alla nota lunga. Questo perché personalmente a me viene più facile staccare un po' di più la nota per poter contare l'appuntamento sul 2. Infatti nel primo esercizio suoniamo il sedicesimo e poi stacchiamo subito. Nello step 2 invece abbiamo le stesse note, ma la nota rimane lunga. E secondo me bisogna provare in tutti e due i modi per vedere poi quello con cui ti trovi più a tuo agio. Le note del giro sono sempre molto facili, sono Do, La, Re e Sol, quindi il Do tasto 3 della corda di La, il La al tasto 5 della corda di Mi, il Re al tasto 5 della corda di La e il Sol al tasto 3 della corda di Mi. Solitamente non uso corda vuota, avrei potuto anche utilizzarle da altre parti, con altre diteggiature, scusami, ma preferisco suonare con le note piene senza corde a vuoto. Quindi noi abbiamo il nostro metronomo sempre a 50 bpm e il primo click che sentiamo sarà il 2, quindi noi dobbiamo immaginarci dove è l'1 e familiarizzare, imparare a contare 1 3 qua 1 2 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 3 qua. Queste lunghe. 2 3 qua. Io sotto comunque sempre mi immagino puoi farti aiutare anche sicuramente dal movimento del corpo, dal battere il piede, però qua il piede ti consiglio comunque di batterlo sull'uno, non sul click, perché altrimenti poi rischieresti di spostare e finire a contare quel click non più come 2, ma come 1. Nel terzo step andiamo a mettere tutti i sedicesimi, quindi l'abbiamo fatto anche negli altri e lo faremo anche su questo, quindi in questa griglia che gira i sedicesimi che vengono suonati, sul 2 ci sarà il nostro click, però tutti gli altri devono essere suonati e tu devi imparare a dominarli. Cerca di non dare accenti sul 2, perché è vero che è il nostro appuntamento, però se non è scritto dobbiamo cercare di suonarci rilassati e contarli giusti. Potrebbe volerci un po' di tempo, come hai sentito quando sono partito non ero precisissimo, poi man mano che lo ascolto mi metto a mio agio e imparo a contarli meglio. Diventare più bravi poi significa ridurre al minimo questo spazio di assestamento e partire già precisi fin dall'inizio, ma è una cosa su cui ci si lavora piano piano. Nel quarto step suono i primi due sedicesimi ta da ta da in cui quindi il click sarà sulla seconda nota che vado a suonare, poi devo staccare la nota 2, 3, qua.
Non facile anche questo. A volte è proprio difficile quando li senti, è talmente forte il potere attrattivo del creak che sembra che stai sbagliando. In realtà, se riesci a dominarli, poi capisci che invece è giusto. Nello step 5, molto simile al 4, ma lasciamo la seconda nota lunga, quindi un ottavo puntato. Ta 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 ta, sempre sul 2 avrò il mio appuntamento. Ta ta. Questo. Nello step 6, che è l'ultimo, vado a suonare il primo, il terzo e il quarto, quindi dove ci sarà il click sarà l'unico punto in cui non bisogna suonare. Questo alla fine è un punto di riferimento che tra tutti, secondo me, è ancora forse tra i più facili poi da fare, perché quando capisci, vedi se sei giusto proprio se nel click tu non hai niente. 2, 3, 4. Certo, bisogna ricordarsi di cambiare la nota. Ta, 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 ta. Quindi avrò il cambio della nota sull'uno, però vedrai che piano piano anche su questo si migliora. Se ti sembra estremamente difficile questa cosa e ti manda subito fuori, mi raccomando, passa più tempo sul primo e secondo video che ho fatto, che sono un po' più quadrati e ti insegnano di più a entrare dentro a questa cosa della griglia, e poi dominarla è ancora il passo successivo.